Mi sono accorta adesso che praticamente hanno sfanculato la parete del salvataggio, perché adesso si può salvare con L2. Però questa qua l'hanno resa inutile, che peccato. Beh vabbè, senza ulteriori indugi andiamo avanti con The Pits. La pizza, la mozzarella e la pummara langop. Pizza. Buongiorno. Non posso tirare, non posso cacciarlo via con la giravolta, ma mi respinge. Cioè non ci arrivo, eh. Mi respinge con la giravolta, ma non mi ferisce. Il tuo odio mi ferisce. Ma vaffanculo. La panciata pan tan 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 tan. Cazzo, non mi ricordo da che parte. Da una parte c'era un interruttore, ma dire dove cazzo fosse, cioè non me lo ricordo, porca minchia. Ma noi facciamo fuori Tartarughe. Mi sa che era di là. Ma vaffanculo, io quelle tartarughe lì le odio. Era di là. Merda, 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 merdaccia. Attenzione, momento drammatico. Momento drammatico, con tanto di sudore annesse di chiappe. Ma che cazzo di rumore fa sto qua? I sorci. Il maestro delle tartarughe ninja. Alleluia, perché... Eccolo qua. Ma vaffanculo! Sì, vabbè, 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 Maria! Senti che burrone, Maria! State buoni! Perché c'ho la scivolata, usala Maria, usala. Ma vaffanculo, avevo trovato il checkpoint. Ma che cazzo, c'ho la memoria di un sorcio, di un procione. Non me lo ricordavo che l'avessi sbloccato in questo percorso qua. Ma va bene. No, è vero, però non ho memoria. Ma vaffanculo, ma io li odio questi qua. Non riesco a capire la vostra hitbox, porca merda! Scioppa! Vabbè, tra un po' mi danno la cuacu di inabbanza di circostanza. Ma! Ma non si può avere problemi al quarto livello di Crash Bandicoot però, eh? Dammi i frutti Wumpa! Fanculo, cristallo! Non so se mi conviene provare ad andare avanti di qua o addirittura tornare indietro e rifarmela dall'altra parte, perché
Ma scusate, scusate un attimo, non l'avevo preso il pulsante di là? Non l'avevo premuto di là il pulsante! No, perché sono una mongola, perché sono una mongola! Adesso mi merito di cadere in un burrone e essere sfracellata da un uccello? Nel gioco, non nella vita reale, perché sono mongola! Muoio con quello lì perché cano la hitbox. Invece no, perché c'è il punto di salvataggio. Grazie cielo, grazie cielo. Maria, abbiamo trovato il punto di salvataggio. Maria, io non riesco a saltare sopra questi sorci. Ma io voglio che si apra la piattaforma come i vecchi. Ma 1, 2, 3, 4, 5. Ti ho detto, grazie. Ci voleva impegno per cadere lì, eh? Ci voleva proprio impegno, ma cura maniacale proprio delle distanze. Non si può fermarsi al quarto livello, però, Maria, la nabbanza. Hai fatto Stormy Ascent tutte le reliquie e ti blocca. E ti blocca un bonus. Ma no, prima c'era una vita. Tutti bastardi. Ok. Adesso ci dovremmo essere. Mo canno, 1, 2, 3. Ok. Buona. E una la vedo là in fondo, ok. Adesso vogliamo rimorire con i sorci. Sarei la prima sul mondo a morire. Dieci livelli per un minuto. Minchia, che velocità, che avrei. 10 minuti per un livello. Non si può, non si può. Bravo, tiratela fuori dal culo. Crash Dash. La sapevo già la scivolata, cosa pensi? È la prima cosa che ho fatto quando ho avviato Crash Bandicoot 2. Scivolare, aia! Merda! C'ho il masso attaccato al culo! Bravo, distruggimi tutte le nitro. Tu sì che sei un bravo mass. Ok, pausa. Stavo cacciando via il cristallo praticamente. Va bene. Va bene, Maria, va bene.
vaffanculo, ma vaffanculo. Ma Dio santissimo. Qua non bisogna fare salti lunghi come prima, bisogna farli corti. Cazzo, ma mettetevi d'accordo. Grazie. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mi servono bene. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ma no! Vaffanculo! 100 mele proprio precise! Quante casse mancano? Aiuto! Aiuto! Merda! Ma Dio santi, ma questo salto qua non ho capito cosa ho sbagliato. Vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè, dai, buoni, facciamo il punto. Ce la facciamo qua, eh. Ma vaffanculo, non ho ripreso di nuovo il secondo print. Vita. Merda. No! Cazzo, me le poteva prendere anche lui le casse. Mai dati problemi, livelli dei massi. Qua nella trilogia e dopo 6 anni trascorsi sono diventata una pippa. Ok, almeno così ho preso un po' più di distanza per prendere le caffè. Ma vaffanculo, no, adesso però mi sto cominciando a incazzare. Dio, boh, e vediamo un po'. Prendimi le tue caffè, grazie. Grazie mille, alla prossima, ciao ciao. Ok. Madonna, che ne abbanza, che ne abbanza e che ne abbanza, proprio non ce la fo. Non arriverò mai al terzo, completamente sana di coccio, ma va bene lo stesso. Bravo. E la gemma da sempre dall'orecchio, niente culo stavolta. Dai, però, la andiamo avanti. Ah, non c'è la stanza che va su. Ah! Hanno tolto la schermata di salvataggio ma hanno messa quella del boss così. Ah. E io saltando l'animazione di Crash ho saltato il dialogo? Perché è possibile che non mi abbiano detto non c'è il boss. Di birra e di fregna il baffo di Ripper lui si impregna. No, cioè tra tutti i posti proprio il mio doveva beccare, vabbè. Addio, sto ferma qua. Sei un figlio di puttana, dimmi dove le metti queste cazzo di nitro.
Sei un figlio di puttana, posso dirtelo? Mi stava fregando di nuovo. Mi ricordo dove iniziava. Io provo a stare qua. Ok. Vaffanculo! Vaffanculo! Piccinino però, che musetto che c'ha riparù! Piccinino, mi dispiace. No, non è vero un cazzo! Sconfitto e vaffanculo! Si va al secondo piano! Vai! Altri cristalli belli, altre gemme, altre bestemmie, altre gemme colorate. Ah, nessun messaggio, niente di niente? Vabbè. R1, ok. Mi sa che ho saltato il dialogo prima, scusa. Ah no. A quanto pare Ripper Roo non è alla tua altezza. Ma torniamo a noi. Dovremo raccogliere molti cristalli, 20 per la precisione. Presto i 13 pianeti saranno allineati, generando un potere immenso in grado di distruggere la Terra. Se usati correttamente, però, i cristalli possono contenere questa energia. Crash, sei tu! Ti ho cercato dappertutto! Non ho molto tempo, ma ti volevo dire di fare attenzione! Fidarsi di Cortex mi sembra una pessima idea, Crash! Questo collegamento sta per saltare! Crash, devi trovare... Mi lasciate stuprare l'orso, grazie! Ehi, ciao! Ho sbloccato anche un trofeo. Ok, allora andiamo avanti, andiamo in ordine con Snowbeads. Altro paio di livelli, poi basta per oggi. E anche perché stiamo andando verso la fine della parte, quindi bastardi. Io ho preso embrio con le TNT. Mi pare che queste cose mi spaventino? No, giammai. Però mi spaventano i pinguini. Come mi spaventano i porcospini incazzati. Ah, ci picchia. Niente, mi serve la gemma rossa, quindi di fatto non posso prendere tutte le casse, quindi... Iii! Però mi servono le mele, i frutti in uva. Give me those. Thank you. Culo.
Io mi ricordavo che cadessero mentre ci passassi, non prima. Invece mi hanno fregato ciò. Ci ho dato troppo slancio. Sono partita troppo determinata. Mi avevate visto giù, eh? Volevate? Ti accucci e mi salti su da bravo. No, quella lì la voglio, pigliala. Oh, la bellezza. Whee! Yes, due vite. Attenzione alle possibili TNT nascoste. Purtroppo sono famosi per essere bastardi. Ma io volevo prendere il cristallo prima di tutto, grazie. E vabbè, niente gemme. Mi servirà poi la rossa, ciò. O la porpora, o la viola, o che cazzo di colore fosse quello là. Qualsiasi colore fosse, non ho idea. Ia. Crash! Due gemme e un cristallo, quindi da qualche parte qua. Torna alla piattaforma di morte senza commettere errori per farla apparire. Perché ho letto torna? Arriva la piattaforma. Ok, c'è una piattaformina di morte. Allora la andiamo a fare subito, quindi concentrazione. Non moriamo. Adesso muoio subito. Cosa mi serve la Quacu? Se cado nell'acqua poi Maria. Non lo so, vale la pena prendere tutte le casse adesso o boh. Perché potrei prendere magari la gemma. La gemma nella piattaforma senza morire. Ah, lì poi c'è anche il livello segreto. Ok, allora, questo livello qua devo fare mille cose. Potrei anche fare così, però. Arrivo alla piattaforma. La faccio. Muoio e prendo tutte le casse. Potrei anche far così. Quindi vediamo. Intanto arriviamoci, poi vedremo. Ma vaffanculo! Niente, allora, visto che sono morta, facciamo... Ah no, perché... Niente. Prendiamo tutte le casse? Non penso che la piattaforma col teschio abbia anche le casse. I hope so. Ma vaffanculo, come si fa a morire così da deficienti? Non ne ho idea.
Mi sta anche finendo la parte, quindi aspetta un attimo. Oh. Lì la piattaforma. Sono alla fine, no, ci sono casse anche nella piattaforma di merda. Più che altro c'è l'interruttore per la nitroglicerina. Vabbè, mo lo rifacciamo. Merda. Secca. Secca e basta, merda secca. Bravo, vomita! Senza morire! Senza morire! Ho detto senza morire! Ho detto senza morire! Ho detto senza morire! Ma che cronometro, ma sei deficiente, ma quando mai? Ma vaffanculo, io non lo voglio prendere. Fuori il coglione. C'era anche questo da fare dopo. Che divertimento, Maria, che divertimento. In teoria la piattaforma di morte, devo solo arrivarci senza morire. Poi da quando appare tutto? In teoria, se non mi ricordo male. Quando una volta che è apparsa, poi dovrebbe esserci forever. Facciamo errori, dopo non contano i bonus, ma non voglio rifarmi le cose mille volte. Non c'è l'extra, Maria! Non volevo! E vabbè. Eccola la piattaforma comunque! Eccola qua. Col teschio. Cos'è? Morirai, ciofane. Moto d'acqua! È la mamma che chiama! E riprendi, ok! Wii!
Guarda quanti ippopotami carini. Ma vaffanculo. Vaffanculo. Come cazzo si fa ad essere così nabbi? Per favore, vai a cagare. Ma te lo dico proprio col cuore. Vai a cagare. Tu. Comunque è tutta nitro. Allora dove cazzo me lo sono dimenticata l'interruttore della nitroglicerina? Perché sono deficiente, sono demente, non ci arrivo. Vabbè. Yeee! Eh sì. Allora facciamo una roba di sto genere qua. Il pulsante. Boh, misteri. Dopo essere un deficiente io da qua sicuramente. Ma vabbè, poi ci ritornerò. Cioè ci ritornerò, lo faccio da sola e vedremo poi. Sono proprio accecata. Ma vabbè, importante aver fatto la piattaforma della morte. E adesso andiamo a sbloccare il livello segreto. Poi per quella, questa parte è tutto. Ok. No, qua i salti sono proprio sbalestrati. Adesso, cioè, se si è passati dall'uno a questo è un cambiamento veramente, cioè sembra una cagata. Ma qua è tutto saltini piccoli. Ok, adesso muoio male. Muoio male, 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 male. Non ce la farò mai a raggiungere quella piattaforma là, ve lo dico io, ve lo dico io. Sto male, sto male, non ce la faccio, non ce la farò mai. E adesso ho saltato troppo lungo. E cosa cazzo mi serve? Olè! Dio, boh, ci voleva tanto, no? Boh, basta. Beh, tra rincoglionimento per non aver visto il tasto della nitroglicerina, che sicuramente dopo nel montaggio lo vedo, quindi non vi preoccupate. Nella prossima parte, cioè quando avrò uppato questa parte, sarò tipo al terzo livello ormai. Lo so dov'è, non rompetemi le balle. Lo saprò dov'è, ecco, più che so dov'è, lo saprò dov'è. Buono, per oggi basta. Affanculo anche Crash.
E niente, dai, grazie mille per la compagnia. Ci si becca alla prossima pagina di Crash Bandicoot: Insane Trilogy. Ciao ciao, alla prossima!